Salve e benvenuti su Cucina Fantafonda, io sono Vico e oggi dopo l'enorme successo del video della frittata di popcorn. Successo planetario. Un strigoso, voglio dire, è piaciuto. Ma a chi è piaciuto? A molti è piaciuto. Sì. Vabbè, ok. Quindi dopo l'enorme successo di quella frittata ho deciso di fare una ricetta simile ma diversa. In che senso? Delle frittelline dolci, sempre a base di popcorn e decorate con del caramello e del cioccolato fondente. Una cosa pazzesca, troppo buona. L'idea per queste frittelline dolci non è stata la mia, ma mi è stata suggerita dall'amico Filippo, che ha commentato il video della frittata di popcorn dicendomi: puoi farne anche una versione dolce e magari rifinita con del caramello salato. Subito ho preso la palla al balzo e ho detto: bellissima idea, voglio provare a fare un video e fare queste frittelline. Certo, non sono bravo, lo sapete, io ci ho provato, ci ho messo del mio. Filippo, spero di non deluderti, ma intanto ti ringrazio per il suggerimento e per il commento. Non so bene quello che sto facendo, è una prova. Ispiri fiducia. Però sono sincero, non metto le mani avanti. Non mi toccare. No, tranquillo, non ti tocco. Comunque, ho buttato giù il mio solito schemino per farvi vedere un po' le fasi di questa preparazione, che vedono per prima cosa l'unione di tutti gli ingredienti. Quindi metterò insieme la farina, il latte, le uova, lo zucchero, il lievito, il popcorn. Così, messi a caso. No, no, a caso. Li metto tipo che praticamente mano a mano li misuro tipo un cucchiaio, due cucchiai, poi li assaggio e vedo come sono, non è che a caso. Ah, vabbè, allora. Poi li friggo, li esco fuori, aspetto che si raffreddino e li decoro con un pochettino di caramello, di cioccolato, di zucchero, un po' con quello che capita. E poi li assaggio, se sono buoni bene, se no, pazienza, non è un problema. Comunque tutte le dosi, il procedimento, per quello che vale come sempre il mio procedimento, lo trovate qui sotto in descrizione del video. Bene, cominciamo. Per prima cosa aggiungo 3 cucchiaiate di zucchero per cominciare, vediamo se possono bastare. Dopodiché aggiungo anche 3 cucchiaiate di farina 00, questa è importantissima forse. Mettiamone un altro cucchiaio e comincio quindi a sbattere energicamente così. Ok, lo sbatto in maniera tale che raggiunga una consistenza adeguata che mi possa piacere, né troppo liquida né troppo densa, insomma, come dico sempre, mezza botta. Ok, adesso lo assaggio. Ah, il solito schifo. Un altro po' di zucchero glielo metterei. Una cucchiaiata. Così, a caso. Facciamone e mezzo. Perfetto. La consistenza è perfetta. Devo dire che il latte quasi quasi manco glielo aggiungo, perché sennò me lo annacqua. In caso te lo allatta, ma comunque non puoi togliere gli ingredienti così a va caso. Bene, mi baso su dati tangibili, non lo vedi che è tipo buona, no. Che significa? Vai, finisce, fammi lavorare, vai. Bene, adesso aggiungo l'elemento caratterizzante di questa ricetta, ovvero il popcorn. Mi dai fastidio quando dici popcorn? Me non te ne frega niente. Vedi che me ne vado se non la finisci. Ma che me ne frega, sono problemi tuoi. In caso vedi che differenza. Te le fai da solo le riprese. Guarda, chiunque è meglio di te a fare le riprese, tranquillo. Regia, per favore, me lo mandi qualcuno, un cugino, tu nipote, qualcuno, qualsiasi. Se vuoi ti posso mandare il mio cane. Anche il tuo cane è perfetto, non ce ne accorgeremo della differenza. Siete vergognosi e offensivi tutti e due, non vi parlo più. Perfetto, guardate, i popcorn si sono uniti al resto dell'intruglio e adesso vado a fare queste frittelline. Ecco le mie frittellone. Vi chiedo scusa per le padelle tutte rovinate, però non so come mai, le rovino tutte, dovrei comprarmi un altro set da rovinare. Queste sono abbastanza rovinate. Ho detto 30 volte rovinate, non è bello, non è bello. Ok, guardate, le prime sono qui, belle gonfie, gli metto qualche popcorn, ci sta, non ci sta, non lo so. Certo, sono informi totalmente, però dai. Comunque l'odore è una cosa pazzesca, le ho fatto un pochettino troppo grosso, esagerato, però... Oh. Buone, buone. Riuscirà il nostro eroe a girare le frittelline di popcorn? Oh yeah! Oh yeah! Ho fatto un macello però, le prossime le faccio più piccole. Buh! Ed ecco le mie frittelline di popcorn! Sto sudando, c'è un caldo pazzesco oggi in Sicilia. Comunque non sono tanto belle, colpa mia. Adesso dovrò decorarle, magari decorandole potrò camuffare la loro non bellezza. Vorrei comunque che somigliassero a tutte le frittelline di popcorn, in alcuni casi non si capisce perché il popcorn è stato fagocitato, in altri invece si capisce perché è rimasto in superficie. Comunque, le decorerò ascoltando anche il suggerimento dell'amico Filippo, che mi ha chiesto di mettere il caramello salato. Il problema è che io, siccome sono un filino... Scarsone. Ah, mi stai parlando ancora? Bravo. Sì, sono per insultare. Pensa qualcosa. Comunque, siccome sono un filino scarso,
non sono in grado di fare il caramello salato, non me la sono sentita, e ho detto, però la compro al supermercato. Ma al supermercato dove sono andato io non l'ho trovato, ho detto, beh, compro quello dolce. Non c'era neanche quello dolce, e quindi ho pensato, vabbè, sicuramente ci sarà dentro la panna cotta, e compro la panna cotta. Genio. Sono un genio. E ho comprato la panna cotta, e dentro la panna cotta c'era la bustina di caramello. E quindi userò questo caramello sopra i popcorn che sono salati, e quindi in qualche modo probabilmente riuscirò a fare il caramello salato. Non lo so se è così, comunque io provo a fare questo, purtroppo questo so fare. Poi comunque alcuni decorerò anche utilizzando del cioccolato fondente che scioglierò, e altri con dello zucchero. Andiamo, dai! Ed intanto sono riuscito a infilzare dei popcorn in due di queste frittelline, sono rimaste incastrate là dentro, e quindi queste le decoro con lo zucchero a velo. Così, semplici semplici, tanto per fare qualcosa di diverso. Svem! Bam. E adesso è il turno del caramello. Io adesso direi di fare intanto una prima cosina così. Bene. Stoppete. Sulla quale attacco Lecce e tocca, una nuova tecnica. Schifo. Sbam. Sbam. Ok. E poi mamma mia che goduria. Oh. Ok, faccio lo stesso con il cioccolato fondente. E vai. Un altro po'. Ok, ora metto i popcorn. 1, 2, 3, un sacco sono. Un altro, sbam. E poi colo di sopra l'altro cioccolato. Così. Ed eccole tutte quei belle impiattate e decorate. Quelle con zucchero a pelo le ho tolte perché erano le più brutte di tutte. Ho avuto un'idea un po' sbagliata. Comunque ho lasciato solo quelle al caramello e al cioccolato. Adesso ve le faccio come sempre vedere da vicino prima di mangiarle. Ed ecco amici la dinamica Peppon, la dinamica del piatto finito prima dell'assaggio. Guardate, quelle al caramello morbide, morbide, morbide. Quelle al cioccolato morbide, morbide, morbide. Spettacolari. Brutte, ma spero buone. Cioè, forse non tutte brutte. Dai, con questa decorazione un pochettino qualcosa l'ho salvata. Dai, ora le proviamo. Ed eccoci al momento clou del video. L'assaggione. Allora, assaggiamo la frittella con il caramello. Andiamo, intanto sono morbide, morbide, soffici, soffici. Dai, non parlare con la bocca piena. Che schifo. Te l'ho detto mille volte. Che schifo. Ho fatto una cosa pazzesca. Anzi, è buonissimo. È di una bontà immensa. Ok. Wow, 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 wow. Allora, sono brutte, come un popcorn. Sono brutte, ma sono buonissime. L'idea di Filippo è stata azzeccatissima. Io non l'ho realizzata bene bene, me ne scuso, ma l'idea è pazzesca, ragazzi, sono troppo buone, troppo buone. Bravo io, grande Filippo, grazie. Ebbene, anche per oggi io ho finito, sono abbastanza soddisfatto di queste frittelline, sono molto buone, non sono bellissime, ma se dovessi rifarle imparerei dai miei errori e le farei un po' più carine. Comunque, se anche voi volete propormi qualche ricetta da farmi fare così per divertirci e senza garanzia di risultato, potete scrivermi qui sotto nei commenti o tramite i miei canali social, insomma, come volete, mi potete contattare. Comunque, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel like, a condividerlo con chi volete e quanto più potete. Vi invito anche ad iscrivervi sul mio canale, ad azionare la campanella delle notifiche e perché no, se vi va, seguitemi anche sui social, trovate i link qui sotto in descrizione. Io vi ringrazio per la pazienza e per l'attenzione, ci becchiamo al prossimo video, arrivederci e ciao!